Buongiorno a tutti, per la decima e ultima giornata della fase preliminare il Galacticos si impone 3-1 sulla realmente forti. Bella la prova di Francesco Sagone qui con me davanti alla telecamera. Ciccio, oggi mancava Stefano Toscano, mancava qualcun altro, hai ben gestito la squadra, ottima fase di interdizione tua a centrocampo, non ti sei negato neanche in fase di costruzione, doppietta di Gambero, un difensore goleador, oggi è giocato in avanti. Avete giocato contro un avversario ultimo in classifica, un Galacticos che non perde da 7 partite. Sì, la partita all'inizio sembrava più facile del previsto. Abbiamo provato a mettere Gambero in attacco, provando questa soluzione, e non ci ha fatto rimpiangere Di Mauro. L'assenza che si sentiva di più, secondo noi, è quella del nostro capitano, Stefano Toscano. Però, tutto sommato, la partita si è indirizzata bene. Potevamo fare qualche occasione in più, potevamo gestirla meglio. Secondo me tutto si basa sul discorso di gestire la palla. La palla l'abbiamo gestita male secondo me oggi, però siamo stati fortunati nelle occasioni che abbiamo avuto. Siete momentaneamente terzi in classifica, in attesa domani dello scontro tra la seconda e la terza, tra Leo Soccher e Massimino Palestre. Difficile arrivare secondi, ma puntate almeno al terzo posto, una squadra che era cominciata male. Cos'è successo positivamente? Beh, onestamente noi oggi avevamo soltanto la vittoria. Siamo riusciti a centrarla. All'inizio non ancora ci conoscevamo bene in campo, parlavamo un po' troppo, io per primo sono uno che parla tanto in campo, però sempre per il bene della squadra, mi sacrifico per la squadra, non mi interessano i gol, mi interessa semplicemente portare la vittoria a casa. Una dedica in particolare? Al capitano che oggi manca. Va bene Ciccio, grazie per essere stato con me, grazie Francesco Sagone, complimenti a questo Galacticos, complimenti sempre realmente forti. Io vi ringrazio, da Francesco Patte tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.